I re magi a cavallo, nei sontuosi costumi di seta, ispirati a quelli dell'affresco di Benozzo Gozzoli in Palazzo Medici Riccardi, hanno guidato il solenne corteo di 700 figuranti che si è mosso da Palazzo Pitti per giungere, dopo aver attraversato il Ponte Vecchio e il centro storico, in Piazza Duomo a Firenze, dove hanno deposto i loro doni ai piedi del presepe vivente. La rievocazione storica trae origine da una festosa rappresentazione della festa dei magi già esistente nel XV secolo e poi interrotta dopo la cacciata dei Medici da Firenze nel 1494. Questa festa religiosa è stata ripresa nel 1996 dall'opera di Santa Maria del Fiore, nell'ambito dei festeggiamenti per i 700 anni della posa della prima pietra della cattedrale e della fondazione dell'opera, sotto gli auspici dell'Arcidiocesi e del Capitolo del Duomo, in collaborazione con il Comune di Firenze e la partecipazione dei comuni della provincia. Per il terzo anno consecutivo hanno preso parte al corteo i rappresentanti di alcune comunità etniche presenti a Firenze: Albania, Camerun, Eritrea, Filippine, Nigeria, Perù, Repubblica Democratica del Congo e Sri Lanka, che hanno sfilato nei loro abiti tradizionali. In Piazza della Signoria il corteo era atteso dalle istituzioni comunali e dai bandierai degli uffizi del corteo storico della Repubblica Fiorentina, che dopo essersi esibiti si sono uniti alla sfilata fino a Piazza del Duomo. Qui, dopo il saluto dei figuranti e lo scoppio della colubrina, i re magi hanno deposto i loro doni ai piedi del presepe vivente. Questa 18ª edizione, favorita anche dal bel tempo, ha visto la partecipazione di migliaia di persone e torna ad essere una festa molto sentita a Firenze e non solo, così come lo era anticamente. Sì, è una festa molto partecipata, come lo era nel 1300 quando iniziò, e l'opera ha voluto appunto non ritrovare una tradizione ma riprendere il significato stesso che anche nel 300 veniva dato a questa festa, cioè la partecipazione della città, il camminare tutti insieme della città per onorare il bambino Gesù. E questo è il significato vero di una festa che è molto sentita a questo punto anche al di fuori di Firenze, se è vero che ci sono molte richieste di partecipazione delle varie associazioni. Dopo l'intervento di Franco Lucchesi, presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, è stato letto il brano del Santo Vangelo sui Magi, quindi il saluto di Sua Eccellenza Cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, sul significato odierno dell'Epifania. Poi, nel cielo azzurro, il lancio finale dei palloncini colorati, simbolo di pace e fratellanza.